Oh, finalmente abbiamo liberato le armi di distruzione di massa. Dunque, dove siamo rimasti e dove vogliamo andare? Innanzitutto, grazie per essere ancora qui, nonostante le mie mille mila parole. Tra parentesi, non so se l'avete notato, c'è un po' il naso chiuso, un po' di raffreddore, vabbè. Spero non sia Covid, mi auguro. Non dovrebbe, non ce n'è Covid. Siamo rimasti appunto a parlare del NERSEC e stiamo ancora a parlare del NERSEC. Il modulo è abbastanza complesso, come avete intuito, però ne vale la pena uno e due, vedrete come in una situazione live è il miglior coltellino svizzero che vi possa capitare. Questo che vedete è un case che avevo strutturato e, tra virgolette, non voglio dire progettato perché sembra chissà cosa ho fatto. Semplicemente ho scelto i moduli da inserire e li ho collegati in una maniera tale che appunto potesse essere versatile in un contesto di gruppo di canzoni, ma soprattutto in un contesto di ripetibilità, nel senso che spegnete, riaccendete e i suoni sono sempre quelli, cosa che in campo modulare non è da dare per scontato. Il sistema è questo qui. Abbiamo il mixer e il NERSEC che sono i mastermind, diciamo, di tutta quanta la situazione. Il mixer ovviamente per la componente audio routing su effetti e compagnia bella. Il NERSEC invece ovviamente in termini di sequencer e modulazioni e tutto il resto. I vari moduli che ho scelto, a parte i due della Noise Engineering che necessitano di un gate in ingresso e quindi non hanno bisogno di un VCA esterno, sono il Braids e il piston onda qui sotto, che invece sono due oscillatori, entrambi digitali. Come effetti abbiamo Ecophone, Herbverb, lo stereo compressor e un Pico DSP qui sotto. E poi invece come filtri abbiamo il Wasp filter che già abbiamo utilizzato, l'MMF e il SEM filter della Depfer. Detto questo, grosso modo vi ho fatto un po' il punto della situazione in fatto di moduli. Abbiamo detto quindi che il NERSEC ha questi canali che possiamo decidere se utilizzare in maniera modular oppure Morse V16, oppure gli ultimi due sono audio o sample. Andiamo a vedere di preciso cosa significa. Allora, io adesso carico un nuovo progetto. Allora, queste due sono scure perché le avevo mutate. Visto che ci sono, vi vado a spiegare questo piccolo trick. Shift pagina giù, start va a mutare o a unmutare la traccia selezionata, invece Shift pagina su Start va a mettere in solo la traccia selezionata, quindi mettendo in muto tutte le altre. Quindi abbiamo le tracce da 1 alla 6 modular, le ultime due audio. Andiamole a modificare. Project, quindi le impostazioni di progetto. Qui su c'è Track Assign. Possiamo scegliere le tracce se utilizzarle come modular o come Morse V16, oppure se avete altri expander connessi sullo slot 2, 3 o 4, oppure ancora io ho qui il modulo expander MIDI, se volete utilizzare una traccia come MIDI lo potete fare. Questo su tutte le tracce, solo che ovviamente dall'1 alla 6 avrete anche la componente modular, sulle ultime due avrete la componente sample ma non modular. Come fare se voglio andare appunto a settare queste tracce? Le modifico facilmente e faccio set. Ok, a questo punto l'ho creato. E adesso se vado a selezionare uno dei sequencer che ho modificato, non leggerò più modular, ma leggerò Morse V16. Andiamo prima a vedere un attimo il sequencer audio e vi dico anche perché, perché è più immediato e ci può dare anche un riscontro più diretto. Una piccola precisazione che ho dimenticato di dire nel video precedente, non ho menzionato questi, un attimo che metto, spero si metta a fuoco, questi switch qui sotto presenti sia sul pannello principale del NERSEC sia sull'expander. Queste due possono decidere quali voltaggi tirare fuori appunto da o dalla colonna dei CV o dalla colonna dei modular oppure dalle varie righe dell'expander. Se verso destra tireremo fuori solo voltaggi positivi, quindi da 0 a 10 volt, sulla sinistra da meno 5 a più 5. Ovviamente c'ha senso nel momento in cui dovete andare, per esempio, a tirare fuori un LFO e quindi utilizzare tanto i valori positivi quanto quelli negativi, oppure ancora, tipo nel caso del mixer, se avete un pump pot che è, come dire, modulabile via CV, potete magari utilizzare i voltaggi negativi per il left e viceversa quelli positivi per il right. Dicevamo, i canali sequencer audio.
creiamo un nuovo pattern qui all'interno. Entriamo, questa è come si presenta la schermata, è abbastanza simile a quella del modular, tranne per questa carrellata di slot vuoti al momento, che sono appunto gli slot che ci permettono di caricare dei sample all'interno di questo sequencer. Come li carichiamo? Semplicemente facendo menu NERD o tasto destro, praticamente c'ha la stessa funzione, load samples. Allora, eccoli qui gli slot. Andando a entrare nei singoli, nelle singole righe, leggiamo appunto quali poter inserire. Questi ovviamente sono dei sample che sono caricati direttamente sopra la micro SD inserita nel modulo. Se volete un riscontro audio, basta semplicemente andare a fare shift sinistro. E quindi ascoltare appunto il sample caricato. E adesso ne carico un paio giusto per avere un po' una cassa, un rullante, magari un Charleston, ecco. Ok, detto questo, dentro la traccia quindi sequencer, adesso ci troviamo qui sulla destra i pattern, i sample che abbiamo caricato e iniziamo a scrivere qualcosa. Se io vado ad inserire un nuovo evento, ovviamente lui ci avrà il sample di riferimento che può essere modificato con shift tasto su o giù e quindi scegliere quale dei tre sample che abbiamo caricato utilizzare, il suo volume e l'intonazione, quindi C4 è da intendere non come l'esplosivo ma è da intendere come l'intonazione nominale del sample originale. Ovviamente da quell'intonazione possiamo o salire oppure scendere. Quindi, andando a scrivere un pattern abbastanza stupido, possiamo fare. Ovviamente ho messo tutte casse tranne sul secondo e sul quarto, e adesso andiamo a modificare un po' di suono della batteria, ecco. Ovviamente tramite mixer io posso decidere se utilizzare una delle mandate FX. Con la colonna FX possiamo caricare dei veri e propri effetti perché siamo nel sequencer audio, quindi premendo qui possiamo... Tolgo un momento gli effetti per non confondere. Qui abbiamo una serie di opzioni, diciamo, relative al MIDI, quindi al sequencer vero e proprio, e altri effetti invece audio, tipo il beat crash, il distortion, c'è il wave fold, c'è anche una sezione dedicata al delay, insomma è molto molto variegato. Per esempio utilizziamo il distortion, andiamo a caricare su tutti quanti gli step, giusto per andare poi successivamente a modulare, quindi a fare come ho fatto poco fa. Quindi andiamo a mettere un po' di pepe. Adesso iniziamo a mettere beat crash. Andiamo a inserire il Charleston che abbiamo caricato qui su questo slot. Ovviamente, non so se avete notato, io ho un primo sequencer della traccia numero 7, quindi 7/1, muovendomi verso destra, superati i due FX che ho a disposizione sulla prima parte del sequencer, entro nel secondo sequencer. Quindi abbiamo altrettanti step e altri due colonne FX a disposizione. Qui possiamo andare a scrivere un pattern relativo appunto al Charleston, perché ricordatevi che ogni sequencer audio del NERZEC, quindi sia la 7 che la 8, hanno a disposizione due sample in simultanea per sequencer. Quindi io in questo momento nella prima parte non ho accavallato nulla, perché effettivamente sta suonando cassa e rullante ma mai insieme,
Adesso invece qui andrò a scrivere su tutti gli step una traccia di Charleston e quindi a quel punto da questa uscita avremo che uscirà cassa rullante e Charleston. Piccola modulazione sul volume. E qui invece andiamo a vedere i delay del Nerzek, non quello relativo come prima al mio setup. Io in questo momento ho due coppie di parametri. Con i tasti Shift sopra e sotto vado a scegliere il parametro che voglio andare a modificare. Quindi il tipo di delay, oppure il delay time, send e feedback. E sulla parte destra ovviamente andiamo a inserire un valore a quel parametro scelto. Adesso per il momento scegliamo un delay lo-fi per esempio e andiamo a settare il delay send, quindi quanto segnale vogliamo andare a mandare dentro il delay. E iniziamo a sentire un po' di feedback. Andiamo a settare il delay time. Ovviamente io posso modificare per ogni step il delay time o tutti quanti quegli altri parametri, semplicemente ricopiando e andando qui a scrivere sul delay time, per esempio, una roba diversa. O magari qui dentro andare a inserire anche che ne so, che il send su questo step sarà una roba esagerata. Vi ricordo che quello che state sentendo esce soltanto dal Nerzek, non ci sono altri effetti. Andiamo a utilizzare il secondo canale del sequencer audio per poter utilizzare invece i suoi oscillatori interni. Come si fa? Anziché andare a scrivere e a scegliere il sample, andiamo alla fine della lista appunto degli slot dei sample e entreremo in modalità oscillatore. Abbiamo un sine, triangle, ramp, sawtooth, pulse e noise. Prendiamo per esempio, non so, un sine, diciamo così. Andiamo a inserire un po' di note così a casaccio. Stop un attimo, c'è da dire una roba. Gli oscillatori del Nerzek ovviamente sono come tutti gli altri oscillatori, cioè sarebbe a dire che nel momento in cui noi andiamo a, per esempio adesso il Braids funziona sempre, suona sempre, quindi adesso è collegato questo cavetto al suo VCA e quindi non suonerà, se io vado a staccare sentiamo l'oscillatore sempre e comunque, stessa faccenda sul piston onda, vado a staccare il suo cavetto dal VCA e suonerà sempre anche lui. Alla stessa maniera, se faccio partire il sequencer audio dell'oscillatore, se io metto stop, lui continuerà a suonare, a meno che non faccio shift e stop di nuovo, e quindi
è una funzione del NERSC che stoppa tutti i suoni, ma fa stoppare anche un'eventuale sequenza che sta suonando. Quindi, come faccio a decidere quando e come far suonare i miei oscillatori interni? Molto semplicemente vado a utilizzare uno dei suoi inviluppi interni. Quindi andiamo dentro Automate, di nuovo Automate, e abbiamo quindi una sezione dedicata, come avevo detto, agli inviluppi. Ce ne ho 8 a disposizione. Io faccio una roba molto semplice, e cioè dico che è un inviluppo one shot. La sorgente è anziché gate 1, 2, 3, 4, 5, 6, sarà la traccia audio, non della traccia numero 7, non il canale 1, non il canale 2, ma il canale audio 1 del sequencer 8, che lui ovviamente chiama audio 3, perché tanto c'è audio 1 e 2 del canale numero 7, 3 e 4 del canale numero 8, quindi audio 3, e la destinazione sarà appunto volume numero 3. Perfetto. A questo punto noi abbiamo un inviluppo che suonerà questo oscillatore. Se andiamo a stoppare, si stopperà anche la sequenza. Io qui nelle FX non ho solamente delle funzioni per far suonare degli effetti audio, ma ho anche la possibilità di gestire altra roba. Per esempio, inviluppo 1. L'inviluppo 1 posso settare l'attack peak, il decay, sustain e release, eccetera, eccetera. Ovviamente mi sto muovendo, come vedete, sempre con i tasti alto e basso per andare a scegliere il valore da andare a modificare, e adesso posso gestire dall'interno del sequencer anche i valori relativi al suo inviluppo. Quindi, per esempio, se volessi, posso tranquillamente per ogni step andargli a modificare la release. Stessa cosa con il decay. Andiamo a modificare su qualche altro step. Ovviamente ho ancora a disposizione il secondo FX per poter utilizzare quindi un'altra roba, per esempio utilizziamo il Wavefold che ancora non abbiamo utilizzato. Proviamo a modificare la forma d'onda. Adesso abbiamo utilizzato il sine. Come vi dicevo, possiamo tranquillamente andare a modificare la lunghezza del pattern, oppure possiamo fare una roba molto interessante. Da questa schermata possiamo andare a fare, io ho fatto sempre il menu nerd, quindi come fosse il tasto destro sul pattern, possiamo andare a fare track clock normal oppure per 2 diviso 2. Mentre tutto il resto del clock continua ad andare uguale.
Detto questo, avete ben presente cosa si può fare già soltanto con il NERSEC, perché al momento non ho utilizzato nessun altro modulo al di fuori del NERSEC, cioè potete andare a fare praticamente un live set già solo con lui. Adesso, ripeto, ho caricato e utilizzato solo tre sample sì e no e uno dei suoi oscillatori, ma potete tranquillamente utilizzare tutti e quattro oscillatori oppure quanti sample vi pare, a patto che non se ne sovrappongano più di quattro, più altri effetti interni, perché ripeto, ho semplicemente suonato questa roba. Se gli buttassi ulteriori effetti, adesso andiamo a parlare dell'expander.